Per disegnare un rombo di cui conosciamo le due diagonali, iniziamo tracciando la prima diagonale orizzontale, il segmento AB, e tracciando l'asse di questo segmento, come abbiamo già fatto anche per la costruzione del quadrato. Una volta tracciato l'asse di questo segmento, sappiamo che su questa retta perpendicolare ad AB si troverà la seconda diagonale, di cui noi conosciamo la misura. Nel caso specifico, la diagonale CD misura 6 cm. Quindi dobbiamo aprire il compasso di una misura pari alla metà della misura della seconda diagonale. In questo caso 6 diviso 2, 3 cm. Poi dovremo puntare il compasso nel punto M e tracciare due piccoli archi, uno che taglia l'asse del segmento nella parte alta e uno che taglia l'asse del segmento nella parte bassa, sotto al punto M. Dove questi due archi incrociano l'asse del segmento, si troveranno i punti C e D. Ora con l'aiuto del righello non ci resta che unire questi quattro punti, D, con B, D con A, C con A. E infine C con B per avere disegnato il rombo. Per verificare che si tratti di un rombo, basterà verificare che i quattro lati siano tra loro congruenti, cioè abbiano esattamente la stessa misura.